Palazzo Chigi ad Ariccia, set di film memorabili come Il Gattopardo di Visconti e ancora oggi la location ideale per parlare di cinema. Siamo arrivati alla sesta edizione del CROF, il Castelli Romani più festival internazionale. Oggi siamo ad Ariccia, che è il luogo dove noi da 6 anni celebriamo, diciamo, la finale, le premiazioni del festival. È un festival itinerante all'interno della zona dei Castelli Romani. Quest'anno l'abbiamo aperto a Frascati, dove abbiamo dato un premio speciale, il premio della carriera a Pippo Franco. E anche stasera qui ad Ariccia daremo dei premi alla carriera, tra cui Righi Tognazzi, Maria Rosario Maggio e un premio speciale a Rino Barillari, il king dei paparazzi, che è anche il nostro presidente di giuria. Abbiamo presentato circa 40 cortometraggi durante la manifestazione e una decina di film di alta qualità, molto belli, spesso anche in anteprima. Sono molto felice di essere qui, perché questo è, come dire, un territorio che mi appartiene, che è stata la dimora, la residenza eletta di papà tanti anni fa. Questa strada ad Ariccia è una strada che ho percorso migliaia di volte. Stasera stanno proiettando un film che ho fatto in onore di papà e quindi sono felice di farlo vedere qui. Sono felice di regalare questo omaggio che non è solo a papà, ma alla classe del 22, perché quest'anno è ancora il centenario di papà, ma di tanti altri, appunto di Casma, di Salcio, di Bonfocelli, di Vianello, di Lizzani. È stata un'annata particolarmente straordinaria. E anche di Luciano, il contadino che viveva di fianco a papà, che ricordo con tanto affetto, personaggio forte, un antifascista di quelli cazzuti, insomma, molto simpatico, che mi offriva sempre un bicchiere del suo vino. Emozionante essere qui, qui in questo Palazzo Chigi ad Ariccia. Ricordo di aver girato con Luigi Magni, e quindi tanti ricordi, tanti anni di cinema. Premio alla carriera, questa è quasi un'emozione particolare. È bello, bello, emozionante. Sono circa 750.000 foto, perciò dalla dolce vita, contestazione, terrorismo, cronaca nera, politica, insomma, c'è un po' l'Italia nel bene e nel male. Sono presente con un film che si chiama Troppa Famiglia, in concorso, e vediamo come va a finire, e niente, sta benissimo. Poi qui, proprio qui nel palazzo e nel bosco, ho girato parecchie volte parecchi film, perché questo è un ambiente che si presta moltissimo, ed è dai tempi del Gattopardo che si gira qui. Sempre un'emozione, ci sono tanti amici e vediamo come va a finire. La promessa migliore pare che sia la Cina. Quest'anno sono venuto per questo cortometraggio a scopo sociale, quindi è carino. E il festival è un modo ottimo per cercare sempre di più di valorizzare il cinema, quindi bisogna dare atto agli organizzatori, che hanno fatto una bella cosa. Castelli Romani, in festa internazionale per il film Troppa Famiglia, Antonello Fassari. Ad Antonello Fassari va il premio come miglior attore per il film Troppa Famiglia di Pierluigi Di Lallo, girato a Rapino, un piccolo e finora sconosciuto borgo abruzzese. Il cinema come veicolo di comunicazione dei più nascosti scrigni di bellezza. Cinema come legame con il territorio, che parla al cuore dei cittadini e a quello, che speriamo batta sempre più forte, del pubblico in sala.